no, sono veramente contento perché qui è un'atmosfera veramente gioiosa, allegra. Tutte le feste come le avete passate? Bene, tanti auguri a tutti. Io che ho fatto le stesse cose, sono stato a casa, a Natale abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, abbiamo giocato a tombola, uffa sta tombola. No, noi invece siccome a casa mia siamo in sette, in più poi c'è mio nonno vecchio che sta più di là che di qua, allora giochiamo sempre a 7:30, senza la matta però, perché mia sorella c'ha da fa. Allora, no, dopo sai che succede? Che ci siamo stancati di giocare e siamo andati a Piazza Navona, la bella piazza di Roma. Chi non conosce Piazza Navona, qualcosa, quello così, il fiume. Piazza Navona è bella perché ci sono i baracchi, i cosi, tutti, Babbo Natale. Oh carbone, ho detto queste cose qui a Piazza Navona è bella. E ci sono quelli del tirassegno, no? Che tu cammini tranquillo e ti fanno, signore vuole sparare? Signore vuole sparare? Signore vuole sparare? No, guardi, no, signore vuole sparare, 3 colpi 100 lire. Ah sì, è una paralisi quanto viene. Ma insomma, le solite cose. Siamo sempre là. No, poi sai. Ma sai che succede? Che poi il problema qui è quello, i botti, a Piazza dei Coprini i botti. Noi ci abbiamo avuto i botti a casa mia, io ce l'ho avuti proprio dentro casa i botti, no? Perché a un certo punto dalla cucina sento fare... Allora mi sono andato in cucina e ho detto, ma che succede? Ho visto mia nonna, fa niente, ho fatto le caldarroste. Non si era sbagliata, aveva scambiato i mortaretti per le caldarroste, per le castagne. Poi ci ha telefonato il giudice della Lega Barbè, della Lega Calcio, e ci ha squalificato casa per 3 befane. 2-0 abbiamo perso. No, ma il problema proprio è dell'ultimo dell'anno, no? E è così, che fa l'ultimo dell'anno? Noi il giorno di San Silvestro, la notte, siamo stati a casa, abbiamo mangiato, sempre noi quanti, nell'intimità, tutti quanti. Poi a un certo punto uno dice, perché non andiamo dai Cicerchia? E siamo andati tutti dai Cicerchia. Quando siamo arrivati dai Cicerchia, Cicerchia padre ha fatto Gagliardo, andiamo tutti dai Barozzi. E siamo andati tutti dai Barozzi che stavano a uscire perché aveva telefonato Giampiero. Dice, allora siamo andati tutti quanti da Giampiero. Tutti quanti quelli di prima, tutti quanti quelli dei Barozzi e tutti quanti quelli di Cicerchia siamo andati da Giampiero. Quando siamo arrivati tutti quanti quelli di Giampiero stavano a uscire per andare da un certo Pino. Chiusci. Oh, alle 5 di mattina ci hanno fermato a Piazza Venezia per corteo non autorizzato. Anche là per là non c'avevamo manco l'idea di chiare. Perché prima finito. No, sai che c'è? Che lì per lì non c'avevamo neanche l'idea chiare, sennò potevamo fondare un partito. Poi è arrivata la polizia, cioè, con gli idranti, i cammini, ci ha sciolto, ha fatto i caroselli. A me non mi sono piaciuti. Non hanno fatto... E poi dopo, chi scappava di qua, chi andava di là, chi era così, no, allegri, dell'anno. Io mi sono incamminato verso Ponte Garibaldi, no? Garibaldi su, l'eroe. Quello che c'era il padre che si chiamava ferito. Garibaldi fu ferito. Andandoci, io camminavo così, andandoci verso il ponte, no? Verso il Ponte Garibaldi. Andandoci. Andandovici, a me è la virgola che mi frega, cioè, mentre che andavo, capito? Per i fatti miei, per strada, perché a me che mi... Mentre camminavo così, sopra a marciapiede, capito? Immaginavo venetene, a me la geografia, guarda. Questo è giusto, immaginatevi ci, voi vi, di me ci. Sono le pronomicelle queste, mi, ti, si, ci, pi, ci, di, ci, pi, si, pli, pri. Allora io sono entrato in un negozio che volevo fare un bel regalo a mamma mia. Siccome adesso non si regalano più i regali piccoli, insomma, una volta si faceva un par de bretelle, una trousse, un portafoglio. Ora il portafoglio lo regalano solo ai ministri. E c'è sta sempre qualcuno senza poi. Vabbè, io se fanno i regali voluminosi, allora io a mamma gli ho comprato un orologio a cucù grande, alto, sai di quelli che si caricano col dito che monti sui sedi. Questo è lo sportellito. Allora io lo sono messo sulle spalle così, camminavo su sto marciapiede, così, pesavo. Tutto un tratto un amico mio mi chiama e fa, Enrico! Io ho fatto, che? E mentre mi sono girato ho dato un'orologiata qui dietro, qui, a un piccoletto che camminava così.
Questo mi guarda e mi fa: "A Giovanò, e comprate un orologio da borso come tutti, no?"